Buongiorno, l'idea di questo video è per spiegarvi l'attività sia individuale che di gruppo. La differenza è minima, quindi penso che questa spiegazione vada bene sia per entrambe le attività, diciamo. Allora, in cosa consiste il compito, sia individuale che di gruppo? È analizzare un'opera pittorica. In questa presentazione avete anche una lista de cotejo, quindi una lista che vi può guidare nello svolgimento di gruppo di questa attività. Però, diciamo, quello che dovete completare, e lo avete in formato Word, è la scheda di lettura dell'opera d'arte. Che cosa significa completare una scheda di lettura di un'opera d'arte? Sicuramente i primi dati sono tecnici e li possiamo trovare in internet, il titolo dell'opera, l'autore, il nome completo, la data, quindi la fecha di realizzazione, le dimensioni in centimetri, la base e l'altezza, la collocazione attuale. Alcuni quadri saranno in musei, altri probabilmente in chiese o altri luoghi. Ci serve mettere l'ubicazione. Poi ovviamente è importante mettere l'immagine, così che la persona che legge la vostra scheda dell'opera può appunto un po' mettere a confronto quello che state dicendo. Diciamo che qui avete l'esempio completato, per esempio il titolo La Crocifissione di San Pietro, autore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, la data 1600, le dimensioni 230 x 175 centimetri, la collocazione attuale, vedete che in questo caso non è un museo, ma è una chiesa, la Cappella Cerasi della chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma. Sempre per quanto riguarda gli aspetti tecnici iniziali, bisogna indicare qual è il supporto. Il supporto è la base su cui la pittura è stata fatta. Può essere una tela, un lienzo, una tavola di legno, de madera, una parete, nel caso di un affresco, per esempio, e anche altri. Può essere, per esempio, una pittura su vetro, su metallo, eccetera, eccetera. La tecnica ha a che vedere con la maniera in cui è stata realizzata questa pittura. Può essere un affresco su parete, può essere una pittura d'acrilici, una pittura d'olio, possono essere vernici, collage. Sono le varie tecniche con cui si può realizzare un'opera figurativa. Nell'esempio precedente il supporto è una tela e la tecnica è una pittura ad olio. Andando avanti nell'analisi di un'opera, dobbiamo cominciare a soffermarci un pochino di più sul contenuto, quello che quest'opera ci sta rappresentando. Prima dobbiamo definire il genere tipo iconografico. Iconografico è ciò che si relaziona all'immagine in sé. Un quadro può rappresentare una scena storica religiosa, può essere una scena invece profana della vita quotidiana, può essere un ritratto, una natura morta. Per natura morta si intendono quegli oggetti, possono essere oggetti inanimati o rappresentazioni di animali o frutta, verdura, il paesaggio, il nudo, una scena architettonica, una scena prospettica, per esempio, o altri. Sempre per quanto riguarda il contenuto, dobbiamo individuare la fonte. In questo caso è fondamentale leggere il titolo dell'opera, soprattutto per le opere contemporanee, ma anche per le opere classiche. Per esempio, nell'immagine che io ho scelto, il titolo già mi dice di cosa stiamo parlando, mi dice La Crocifissione di San Pietro. Ok, anche qui vi mostro la parte completata, sicuramente in questo caso il genere tipo iconografico e religiosa, l'individuazione della fonte è evangelica. Qui c'è un breve riassunto della fonte dove appunto descriviamo chi è e chi sono questi personaggi. Nella fase successiva, sempre parlando del contenuto, dobbiamo soffermarci sul tipo di funzione che può avere questo quadro. Può essere una funzione narrativa, una funzione devozionale, ovvero di devozione a un personaggio, emotiva o emozionale, estetica, celebrativa, provocativa, di denuncia. Di denuncia, per esempio, tutti quei quadri che hanno a che vedere con una denuncia sociale, per esempio. In questo caso dovete selezionare una di queste e cercare di spiegare perché, secondo voi, è una funzione di questo tipo, quale avete selezionato e perché. Ovviamente va anche un pochino all'interpretazione, però nel mio caso, nel caso del quadro scelto da me, sicuramente è
devozionale. Anche qui ho scritto usando il plurale perché secondo me è devozionale, perché in questo caso appunto ci fa vedere il martirio di San Pietro, quindi diciamo che è una maniera per celebrare la sua vita e soprattutto la sua fede. Dopo aver descritto il contenuto, possiamo soffermarci sullo stile e le strutture formali. E in questo caso cominciamo ad occuparci della composizione vera e propria. In questo caso dobbiamo domandarci com'è strutturata la scena. E può essere utile disegnare uno schema geometrico. Cosa dobbiamo rispondere? Dobbiamo rispondere a delle domande come sono rappresentati i personaggi. Ovviamente prima dobbiamo partire da quali sono i personaggi, quali gesti stanno facendo questi personaggi e quali espressioni facciali, quale emozione ci comunicano i loro volti. In questo caso il range di parole è da 100 a 300. Qui avete il mio esempio, nelle opere più famose queste analisi geometriche le avete già svolte da critici dell'arte, eccetera, eccetera. In questo caso io come di supporto alla descrizione ho deciso anche di selezionare alcune parti di questa immagine per poter appunto per avere la funzione di appoggio visivo al contenuto del testo. Appunto, qui non ho fatto altro che descrivere le varie posizioni e alcuni particolari. Sempre nell'ambito dello stile e delle strutture formali, devo descrivere un po' i colori, quindi quali colori sono stati usati dall'artista, se sono stati colori freddi, ovvero i colori che vertono dal verde all'azzurro, blu, lilla, o colori caldi, quindi i toni dei gialli, gli arancioni, i rossi. E se sono puri, ovvero se è per esempio questo giallo o questo rosso, o se sono colori più chiaroscurali. Chiaroscurali vuol dire che hanno delle tonalità un po' più verso il chiaro, può essere per esempio i colori che qui non sono rappresentati, ma dove si aggiungono per esempio il bianco o il nero, o se appunto viceversa sono colori usati nettamente di un colore specifico. Nel caso, per esempio, di Leonardo, si può parlare dello sfumato leonardesco, ovvero queste tonalità che vanno verso il grigio o verso il bianco, viceversa. La luce, com'è la luce? Nel descrivere la luce dobbiamo dire un po' qual è la direzione di questa luce. Ci può essere una luce ambientale, neutra, che copre tutta l'opera, oppure può essere una luce netta e inclinata in una direzione specifica, può essere una luce frontale, può essere una luce laterale, eccetera, eccetera. Nel mio caso, beh, Caravaggio è il maestro della luce, quindi sicuramente c'è molto da dire sulla luce. In altri casi non è così preponderante il ruolo della luce. Io qua ho diviso nel primo piano, dove prevalgono i colori caldi, però devo dire anche che ci sono diversi colori freddi, come per esempio il verde del pantalone, o il panno azzurro qui ai piedi della croce. Ci possono essere anche dei colori neutri che appunto non sono né caldi né freddi, quali sono per esempio il bianco, il grigio e il nero. Dopodiché passiamo all'ultima tappa, che è un pochino quella più complicata per chi inizia da zero a descrivere un'opera, che è la parte della interpretazione. Nell'interpretazione, prima di sparare la nostra idea di quello che secondo noi l'opera dice, sicuramente dobbiamo soffermarci un pochino sul contesto che ha prodotto quest'opera, quindi può essere molto utile ricercare l'epoca in cui ha vissuto l'autore. Non è la stessa cosa fare un nudo nel 2020 o farlo nel 1300, per esempio. Che cosa succedeva in quel periodo? Per esempio, se era un caso della Rivoluzione francese o l'Illuminismo, l'evento storico sicuramente, soprattutto nel caso di una pittura diciamo di forma provocativa o di denuncia, può essere fondamentale parlare dell'epoca storica. E poi è importante anche sapere qualcosa sulla vita dell'autore, perché la sua vita può incidere fortemente sul perché della scelta di quel quadro. Nel caso di Caravaggio, per esempio, erano i mecenati, che gli chiedevano di fare un certo tipo di opere.
E sicuramente, essendo lui l'inventore di questa forma di luce così potente, questo giustifica il perché del suo stile pittorico. E dopo che abbiamo visto un po' e ci siamo fatti un'idea generale di quello che poteva voler dire il nostro autore, a questo punto siamo pronti per dare la nostra impressione. Nella nostra impressione possiamo dire quale secondo noi è il messaggio dell'autore, ma anche aggiungere quali sono le immagini, i ricordi e le emozioni che ci hanno evocato. Come nel caso precedente, io ho messo appunto il contesto storico e ho deciso anche insomma, per dare un tocco un pochino più professionale, mettere anche una citazione. In questo caso, quando non c'è energia, non c'è colore, non c'è forma, non c'è vita. Una citazione dell'autore, appunto, di Caravaggio. Nelle emozioni dipende dall'opera, nel mio caso ho scritto che ha evocato tristezza perché comunque Pietro si vede nella sua sofferenza, è un uomo anziano ed è perseguitato unicamente per la sua fede. Naturalmente non possiamo chiudere la nostra analisi senza indicare le nostre fonti. Le fonti, ricordiamoci sempre, che possono essere sia video che articoli. In caso appunto nostro, sicuramente saranno fonti elettroniche, quindi nel caso di fonti elettroniche vi ricordo importante mettere sempre il link. Qui avete degli esempi. Maria Sabato 2018, il titolo dell'articolo, Barocco, caratteristiche, studenti.it, la piattaforma e poi il link. Bene, con questo termino, spero che vi sia utile e di appoggio appunto al lavoro che dobbiamo fare. E spero che non vi risulti troppo difficile, ricordatevi sempre che per il vocabolario avete un ottimo aiuto che appunto è il dizionario reverso.